Ci troviamo in via 24 Maggio a Cornier, alla Cavallari Gino SNC, per scoprire che cosa fa questa azienda, l'attività di questa azienda. E siamo qua con Alessio Colombato. Allora, la Cavallari Gino SNC nasce nel 1959, il fondatore è mio nonno, appunto Cavallari Gino, e nasce inizialmente come distributore di gas terapeutici e gas industriali e gas tecnici. Nel tempo l'azienda si è evoluta per quanto riguarda i materiali di saldatura, i primi dispositivi di protezione individuale, quindi l'abbigliamento da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, e nell'ultimo periodo, prima che entrassi io, una buona parte si è improntata anche per quanto riguarda l'antincendio industriale e privato. Nel 1999 subentro io in azienda. Entrando io in azienda cerco di creare un pochino la novità del settore e modifico un po' quello che è il sistema lavorativo. Io mi sono sempre occupato di sicurezza come libero professionista e ho cercato di lavorare in parallelo appunto con l'attività e con la mia professione da formatore. Quindi l'azienda di per sé ha incominciato indirettamente a occuparsi di sicurezza, un po' con quello che io riuscivo ad acquisire come competenze nei vari studi in cui facevo il consulente. A un certo punto, nel 2017, dopo quasi 20 anni di esperienza, cerco di portare tutto appunto il know-how che avevo acquisito nei vari studi in famiglia, come si dice. E quindi nel 2017 decidiamo in azienda di ampliarci e creare un nostro ente formativo. L'azienda si è ingrandita nel frattempo nel tempo, abbiamo ampliato gli ambienti di lavoro, i magazzini di stoccaggio bombole, abbiamo acquistato una serie di bombole di nostra proprietà, abbiamo appunto ingrandito il negozio. Noi, oltre che la parte industriale, facciamo anche tutta la parte di privato, quindi abbiamo un negozio per il dettaglio. E nel 2017 appunto crediamo nella nostra realtà lavorativa e creiamo la nostra agenzia formativa, quindi creiamo un'aula di formazione dove ci troviamo adesso, in questo momento, e creiamo un nuovo showroom per quanto riguarda l'abbigliamento da lavoro e le attrezzature appunto inerenti alla sicurezza. Il tutto ovviamente comportava il fatto che io dovessi fare una grande scelta, nel senso che ho abbandonato la parte consulenziale e sono entrato a pie pari sostanzialmente in azienda. Come formatore, quindi per lo più. Di per sé io mi occupo di tutta la parte solamente formativa, nel senso che appunto ho cercato di portare la mia esperienza ventennale acquisita in grandi studi che io sinceramente ringrazio tutti i giorni, perché ovviamente gli studi mi hanno insegnato tantissimo, per cui ho lavorato tra l'altro in tutta Italia, quindi mi hanno anche permesso di scoprire realtà diverse a quello che è il canavese. E sono riuscito di per sé ad acquisire, secondo me, una buona professionalità grazie appunto alla possibilità di vedere veramente il settore multiaziendale. Quindi abbiamo spaziato dalla metalmeccanica, arrivare all'oreficeria, arrivare all'industria aerospazio, al sistema trasporti intermodali, al sistema treni, tutto quello che concerne appunto l'industria. Diciamo che è stata una scelta ardua perché è arrivata in un momento di piena crisi economica, ma ci abbiamo creduto. Oggi l'azienda si è ingrandita notevolmente. Siamo passati dal 1999, appunto, quando sono entrato io, ad avere un dipendente. Oggi siamo in 8 e oggi di per sé, oltre che tutta la parte che esisteva già, quindi dai gas industriali, gas terapeutici, all'abbigliamento da lavoro, all'antincendio, l'azienda si è evoluta e si è appunto completata, secondo me, per tutta la parte appunto formativa. Oggi un po' diciamo che la nostra forza forse è quella di, oltre che fornire un servizio, possiamo anche fornire il materiale. E diciamo che da noi il cliente può venire e, oltre che acquisire e acquistare appunto il materiale di sicurezza piuttosto che di lavoro, può anche appunto seguire i percorsi formativi che noi proponiamo inerenti appunto alla sicurezza nel mondo del lavoro, e quindi anche lui probabilmente con un unico fornitore riesce ad essere un po' più completo. È un mondo molto particolare, io direi di fare un viaggio all'interno dell'azienda e così ci spieghi man mano che cosa vediamo, che cosa serve, come viene Assolutamente sì. utilizzato e proposto all'azienda. Assolutamente sì.
Adesso ci troviamo nel nostro laboratorio per quanto riguarda la camera fumi e gli spazi confinati. È un nostro brevetto, è una nostra idea aziendale. Questo è un container adibito di per sé a formazione specifica per quanto riguarda gli addetti antincendio, rischio basso, medio, elevato. Qui viene simulato praticamente un ambiente saturo di fumo e quindi si dà l'idea di entrare all'interno di un ambiente simulando ovviamente un incendio. Quello che è la caratteristica della poca visibilità e della sensazione appunto di essere avvolti in un ambiente appunto invaso totalmente dal fumo. Altra caratteristica di questo ambiente è lo spazio confinato. Come potete vedere ci sono una serie di paratie, una serie di porte, una serie di cunicoli che vengono utilizzati per il soccorso industriale. Sono tutti quei corsi di formazione estremamente specifici in cui le persone sono formate e addestrate per andare a fare il soccorso a colleghi o a dipendenti che sono rimasti intrappolati all'interno di ambienti estremamente angusti. Ci troviamo nel nostro nuovo polo didattico. Noi l'abbiamo denominato Safety Green Park. È un campo prove che abbiamo realizzato nello scorso anno, abbiamo incominciato a ripulirlo. È un terreno che abbiamo acquistato appunto negli ultimi 12 mesi. È un parco che di circa 2400 metri quadrati. Abbiamo realizzato appunto questa idea su richiesta di alcuni clienti. E molti clienti ci chiedevano appunto la possibilità di svolgere attività formativa per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, quindi le macchine in movimento terra e i corsi per le motoseghe, appunto l'abbattimento piante. Non sapendo all'inizio come gestire la cosa, a un certo punto ci è uscita questa occasione e abbiamo realizzato questo nuovo polo didattico completamente green, quindi in un'area totalmente verde, dove appunto andiamo a realizzare tutta la parte pratica e formativa delle macchine in movimento terra, con la possibilità appunto di creare dei buchi, dei solchi, delle movimentazioni di materiale tipo appunto pietrame piuttosto che ghiaione e realizzare appunto quello che la normativa richiede per tutta la parte formativa. Benvenuti, ci troviamo nella parte, diciamo più così, più di vendita dell'azienda Cavallari. Qui da noi potete trovare tutta una serie di materiale antinfortunistico di tutti i tipi, dalla scarpa all'abbigliamento, che sia da lavoro, che sia da cucina, insomma tutto quello che è il mondo del lavoro in generale, con insomma una vasta scelta di prodotti di ogni tipo e per ogni gusto. Abbiamo tutta una serie di calzature antinfortunistiche di U-Power, Diadora, FTG, Jasco, insomma cerchiamo di avere i migliori marchi disponibili sul mercato. Per quanto riguarda l'abbigliamento da lavoro abbiamo tutta una serie di marchi come Siggi, Rossini, anche qui abbigliamento di Diadora, insomma tutto quello che come grandi marchi e come grande qualità soprattutto è il meglio sul mercato e ai migliori prezzi ovviamente, che è la cosa più importante anche qui. Da noi potete trovare anche tutta la parte collegata ai dispositivi di terza categoria per i lavori in quota, quindi tutto ciò che vi serve per poter andare a lavorare in altezza, anche qui delle migliori marche. Ci troviamo nella parte di laboratorio estintori. La nostra azienda, tra le mille funzioni che è in grado di fare, è anche un'azienda che si occupa di manutenzione antincendio e vendita estintori nuovi, quindi estintori o tutti quelli che sono i presidi antincendio per le aziende e anche per i privati che desiderano mettere in sicurezza la loro abitazione. Tra le altre cose sta nascendo un laboratorio esclusivamente dedicato alla formazione per quanto riguarda l'uso delle saldatrici di tutte le tipologie, quindi saldatura a cannello, saldatura con saldatrice a filo, TIG, saldatrice classica ad elettrodo, insomma di tutto. Nella nostra azienda
Potete anche trovare tutta la parte di gas tecnici, quindi per saldatura, per hobbistica, insomma tutto quello che è, più il CO2 alimentare, quindi per alimentare gli impianti di acqua gasata o degli spillatori dei ristoranti e dei bar. Thank you.